Radio Radicale, siamo col senatore Rastrelli di Fratelli d'Italia e il giorno in cui si vota il decreto Caivano. Allora, questo è un provvedimento fortemente innovativo, anche se mi sembra che le opposizioni non siano state così generose nel riconoscerlo. Ho visto ieri lo stenografico sulla discussione generale, di concessioni ne hanno fatte veramente poche, però è il primo esempio in cui alla, diciamo, riqualificazione urbana si prendono dei provvedimenti per un determinato territorio. Allora, siamo a un cambio di, diciamo, di strategia? Siamo a un cambio di paradigma. Finalmente un governo responsabile ha preso atto che determinate situazioni di degrado civile e sociale delle periferie e lo stato di abbandono dei nostri minorenni debba vedere la fermezza dello Stato e il ripristino delle istituzioni in zone troppo a lungo abbandonate. Questo decreto ha un valore assoluto, non per questo il governo ha posto la fiducia perché è fondamentale per l'equilibrio politico di questa prospettiva di legislatura, perché va a incidere in profondità su ambiti che fino ad ora sono stati completamente negletti e abbandonati dalle opposizioni, che oggi si ergono dolenti a censori dell'operato altrui. E quindi in un perfetto equilibrio tra prevenzione e repressione intendono riportare la legalità e la protezione dei minorenni in territori abbandonati. E questa è una svolta epocale che dobbiamo salutare con grande soddisfazione. Molti si sono preoccupati per come si è intervenuti sui reati minorili. Non si poteva fare altrimenti, e anche per il piccolo spaccio. Ma anche qui, a leggere con onestà intellettuale il decreto, il provvedimento va in tutt'altra direzione, vuole anticipare la soglia della tutela penale, vuole agire sulla fase della devianza ancora prima che su quella della criminalità, vuole restituire alle autorità del territorio, sindaco, autorità di pubblica sicurezza, prefetto, tutte quelle misure che incidono su condotte che non sono ancora illecite, ma che comunque turbano un'equilibrata convivenza sui territori e quindi va a agire sul foglio di via obbligatorio, sulla possibilità di intervenire con l'ammonimento, l'avviso orale del questore. Sono tutti provvedimenti di particolare attenzione che vogliono in qualche modo responsabilizzare i minorenni. E nel far questo, e nel rendere più dure alcune sanzioni su reati gravissimi come possono essere quelli commessi con violenza e minaccia e con uso delle armi, ovvero rapine, stupri, come purtroppo è avvenuto nelle nostre periferie degradate, vuole al tempo stesso fare in modo che i minori siano accompagnati in un percorso di recupero. Quindi ci sono grandissimi investimenti sull'educazione scolastica, contro la dispersione, finanziamenti complementari rispetto a quelli dell'Agenda Sud. È un pacchetto di misure che in qualche modo riesce a bilanciare legalità e socialità. E quando ne vedremo gli effetti secondo il suo modo di vedere? L'ultima domanda. Beh, alcuni effetti sono già di tutta evidenza. Tutti gli interventi effettuati dal governo su Caivano, che diventa una sorta di modello di riferimento, sono sotto gli occhi di tutti. È una piazza di spaccio, la più grande d'Europa, che è stata immediatamente debellata. Dei centri di degrado diventeranno, e sono già in luce, centri di eccellenza per una nuova socialità dei territori, per un nuovo protagonismo delle comunità. E quindi questi primi provvedimenti, che sono quelli a effetto diretto per effetto del commissariamento, sono già evidenti. Gli altri porteranno lentamente ma coraggiosamente i propri risultati. Quel che è certo è che andava cambiata rotta. Bene, la ringrazio. Grazie al senatore Rastrelli, Fratelli d'Italia, con il quale abbiamo parlato dell'approvazione del decreto Caivano al Senato. Grazie. Grazie a lei.